Ciao, allora questo è il video di risposta a Sole, My Vanity Table, e l'argomento è la chirurgia estetica. Allora, innanzitutto parliamo appunto di chirurgia estetica e non voglio parlare appunto di chirurgia ricostruttiva, chirurgia appunto fatta per motivi seri, tra virgolette. Allora, io credo che l'argomento sia talmente vasto, quindi voglio solamente dare la mia opinione, il mio punto di vista e quello che io farei e quello che io penso di questa cosa, ovviamente. Io non spero di non sentire mai il bisogno di modificare quella che sono. Non perché io sia perfetta, tutt'altro, assolutamente. Però io avrei innanzitutto tanta paura, avrei paura di non riconoscermi allo specchio, soprattutto per ciò che riguarda il viso. E mi sembra innanzitutto una cosa. Allora, ad esempio, per ciò che riguarda non so, anche la liposuzione o l'addominoplastica, mi sembrano delle cose fatte un po' come, voglio dire, è un termine un po' forte, però lo dirò, pigrizia, nel senso che io sono la prima, voi lo sapete, ho messo tantissimi chili durante la gravidanza, che etto dopo etto, ma lentamente, stanno andando via. Però insomma, sto facendo alcuni sacrifici, non tanto a tavola perché io a dieta non ci potrei mai essere, ma magari cammino un po' di più, mi muovo un po' di più, sono sul tapirulan come una pazza, e faccio le passeggiate. Quindi, ricorrere alla chirurgia, ad esempio per dire, mio Dio, questa pancia non se ne va, fammi fare un bel tummy tuck, come dicono qui in inglese. Io non, mi sembrerebbe quasi di sentirmi, tra virgolette, una fallita, di darla vinta al mio corpo, che è il mio corpo. E se tu non riesci ad avere disciplina in certe cose, oggi è la pancia, domani sarà il seno, dopodomani sarà il lifting, non ci sarà sempre qualche cosa perché non saremo mai perfette. Quindi, insomma, questo è il mio punto di vista. Io non lo so, spero veramente di non sentirne il bisogno. L'unica cosa che posso immaginare magari in futuro, magari sono delle iniezioni, ma iniezioni nel senso, non so, Restylane, il Botox, il botulino mi sembra un po', perché restare paralizzata in questo modo e non riuscire neanche a fare delle espressioni mi farebbe una paura incredibile. Quindi questo no, questo magari sì, come Restylane, come iniezioni di collagene. Magari in futuro, chi lo sa, poi sai, ci saranno tante altre cose, probabilmente sotto forma di creme che verranno fra 10 anni, fra 20 anni. Però no, assolutamente per ciò che riguarda i tagli, il fatto di tagliare il mio corpo per una cosa che non sia dare alla nascita a mio figlio, mi fa pensare, mi preoccupa, mi mette l'ansia e poi sono delle vere e proprie operazioni. Non dimentichiamoci di una cosa, sono delle operazioni vere e proprie fatte sotto anestesia locale, credo la maggior parte se non la totalità. Quindi non lo so, spero di farlo di nuovo, magari per un altro figlio, però non per
per aumentare il mio seno e poi il mio corpo è la dimostrazione, l'album della mia vita con tutte le mie cicatrici, con la mia cellulite, le mie vene, i miei capillari, non vomitate, con tutte le cose che posso avere. Questo è il mio corpo che voglio solo migliorare con la mia forza di volontà, che spesso non c'è. Però, insomma, bisogna cercarla. E cos'altro, di cosa volevo parlare? Sì, non vorrei, avrei sicuramente paura di non riconoscermi. E poi, come diceva anche Sole, avrei paura di andare a finire come poverino Michael Jackson, che sì, poverino, assolutamente, un grande, glielo ho detto, ha avuto una vita molto particolare, ci sono stati gli episodi un po'. Noi tutti li sappiamo, non ne voglio neanche parlare, però sicuramente dal punto di vista musicale era un grande. Non tanto grande dal punto di vista estetico, che poi secondo me diventa anche diventi veramente assolutamente dipendente nel suo caso, dipendente dalla chirurgia e secondo me tante donne diventano dipendenti dalla chirurgia a me è capitato di avere delle clienti che magari venivano a farsi truccare in passato e magari si vedevano i segni del lifting. Però non lo so. Poi io non voglio neanche demonizzare queste persone, bisogna vedere anche come è fatto, perché vabbè, se si è disposti a farsi tagliare per in nome della bellezza va benissimo che lo facciano, però ci sono anche modi di farlo, bisogna farlo anche in una maniera elegante. Per ciò che riguarda anche le labbra, mi fa ridere certe volte quando ho incontrato persone e magari io non direttamente perché non lo chiederei mai, però magari gli chiedono: "Ma hai le labbra rifatte?" Boh. Cioè, ammettiamolo, perché no? Ammettiamolo. Io vi prometto che se dovessi rifarmi qualche cosa, sarò la prima a dirvi, ve lo dirò subito. Ve lo dirò subito perché mentire spudoratamente non mi va. Comunque, io spero di invecchiare godendomi le mie rughe. Voglio prevenire e lo faccio da anni, cercare di curare la mia pelle, però allo stesso tempo mi raccomando, non dimentichiamoci tutto il resto. Che poi facevo una riflessione, comunque no, non ne voglio parlare, se no adesso poi il mio monologo diventa veramente di 3 ore. Comunque io spero di arrivare a 80 anni con le mie rughe, con tante cose da raccontare e niente, non vedo l'ora di sentire la vostra. Ciao!